forse all'inizio ci sbagliavamo anche noi quando pensavamo che tutto sarebbe finito con la scomparsa di Berlusconi, si sono certamente sbagliati tutti gli iettatori che dicevano adesso Forza Italia finisce, viene cannibalizzata, scompare, non esiste più, non arriverà al 3%, scomparirà dal Parlamento europeo. Sta accadendo l'esatto contrario. Nessuno è scappato, nessuno è andato a casa, anzi stanno venendo da noi. Noi ci stiamo preparando alle elezioni amministrative e alle elezioni europee. Dobbiamo far sì che il nostro simbolo a livello nazionale raccolga consensi a doppia cifra, e se sarà così sono convinto che alle prossime elezioni politiche arriveremo al 20%. Perché dico questo? Perché c'è uno spazio libero tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. È nostro dovere occupare questo spazio. Bisogna anche in questa campagna elettorale far capire che il voto per noi è il voto utile, utile per l'Italia, utile per quella grande fetta di elettori che stanno tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. È giusto che anche all'interno del governo, all'interno della maggioranza, noi facciamo valere le nostre idee, i nostri principi, sempre con grande lealtà. Non dobbiamo litigare. Tajani è due giorni che è in Emilia-Romagna, ieri ha visitato la Romagna, oggi in Emilia e conclude il suo tour questa sera proprio nella nostra città, nel nostro territorio. È una Forza Italia a Ferrara a livello nazionale in grande salute, lo dimostrano queste sale così piene, lo dimostrano anche i sondaggi che ci danno in aumento nei voti, e quindi lo dimostrano soprattutto le nostre proposte, le nostre idee che dal livello nazionale a livello locale come a Ferrara diventano provvedimenti, atti concreti a favore delle imprese e delle famiglie anche del nostro territorio. Grande partecipazione e soprattutto grande presenza dei nostri ministri. Abbiamo il vice premier, abbiamo la Bernini, il ministro dell'università, avremo Valentino Valentini, vice ministro del MISE, quindi vuol dire che siamo al centro come città, come provincia, rispetto a un progetto che è quello di Forza Italia, di diventare effettivamente una forza centrale nel panorama del nostro paese e della nostra provincia. Vogliamo rappresentare il mondo dell'economia, il mondo delle imprese, il mondo del lavoro, il mondo del terzo settore, del volontariato, e quindi dialogheremo con tutti. E anche oggi abbiamo fatto una scelta di venire in un locale, quindi non nella solita sala, ma in un locale proprio per dare un messaggio, che noi vogliamo stare tra la gente, stare tra le imprese, tra chi lavora, tra chi produce. E credo che questo sia un messaggio anche nuovo e ci teniamo tanto.